Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su quella piattaforma vi do ad in like, tutti i giorni trovate il link in descrizione. Oggi è un giorno molto importante, particolare, storico, perché andremo a riprendere una challenge che avevamo lasciato per troppo tempo in naftalina. Trovate ovviamente il primo episodio della Ancelotti Challenge, pubblicato addirittura nel 2020. Oggi vi narrerò quello che successe nella seconda parte di quella challenge e ripeto, è un momento storico, molto godranno e capirete perché poi alla fine di questo video. Ma prima ovviamente di vedere quello che abbiamo fatto sul campo in questa seconda parte, cerchiamo di ricordare quello che per sommi capi era successo nella prima parte senza fare spoiler. In quel primo video noi andammo quindi a ripercorrere le prime tre esperienze di Carletto Ancelotti come allenatore della Reggina, del Parma e della Juventus. Noi però utilizzammo tre squadre completamente diverse perché ovviamente la scena calcistica del 2020 era diversa rispetto a quella in cui inizia Carlo Ancelotti come allenatore nella realtà. Ovviamente prendiamo sempre squadre che per posizione in classifica erano praticamente simili per avere appunto una sorta di parallelismo. Detto questo, vi ricordo anche che la Carletto Ancelotti Challenge è molto diversa da qualsiasi altra challenge che ripercorre le gesta di un allenatore. Questo perché non solo bisogna vincere le stesse cose che ovviamente ha vinto Ancelotti step per step, ma bisogna anche arrivare nelle altre competizioni che non vince almeno nelle stesse posizioni in cui è arrivato Carletto Ancelotti. Facciamo un esempio molto semplice: se Ancelotti in un dato anno arriva a vincere la Coppa dei Campioni, ma arriva anche secondo in campionato e in finale di Coppa Italia, anche se poi la perde, noi siamo costretti ad arrivare almeno in finale di Coppa Italia, almeno secondi in campionato, e dobbiamo anche vincere la Coppa dei Campioni. Capite bene che questo innalza notevolmente la sfida, perché già di per sé riuscire a ripercorrere le gesta di un allenatore così vincente come Ancelotti è difficile. Se poi ci mettete anche stare lì a controllare come ingegneri persino le varie posizioni nelle competizioni che non si porta a casa, diventa tutto molto più complicato e difficile, perché ovviamente, soprattutto nella Coppa Italia, uno potrebbe anche uscire semplicemente per sfortuna, senza considerare che poi ci sono comunque delle finali secche che lui si porta a casa, come, non lo so, il Mondiale per Club, la Supercoppa Europea, la Supercoppa Italiana. Cioè, una cosa vi può andare storto e ovviamente voi perdete tutta la challenge. Capite bene che questa è una challenge unica al mondo, non esiste alcuna sfida su FM in cui si va a ripercorrere le gesta di un dato allenatore in cui vi si chiede di andare oltre i singoli trofei vinti step per step, ma che vi fa la punta persino sulle posizioni minime nelle altre coppe non portate a casa. Detto questo, siccome la sfida è praticamente folle, vi viene dato un unico bonus, ovvero se voi non riuscite a vincere nello step X una data competizione continentale, ma l'avete già vinta nello step X-1 e non dovevate vincerla, allora vi viene dato un anno bonus nello step appunto successivo, che poi è quello che possiamo sfruttare noi, perché noi nello step 3 abbiamo vinto una Coppa dei Campioni e non dovevamo vincerla, perché lo step 3 è Ancelotti alla Juventus e non vince la Coppa dei Campioni. Quindi noi, andando ora a vedere lo step 4, quindi quello di Ancelotti al Milan, che noi però faremo con un'altra squadra, se al secondo anno in cui dovremmo vincere una Coppa dei Campioni non la vinciamo, siamo comunque, diciamo, facilitati, perché abbiamo comunque un anno bonus visto che abbiamo già vinto la Coppa dei Campioni. Ma senza indugi andiamo a vedere quali sono i trofei che vanno vinti quindi in questo step 4. Io vi dirò chiaramente quelli che vanno vinti, poi le altre singole posizioni anno per anno ve le metto chiaramente a schermo come sintesi, perché sennò chiaramente uscirei pazzo ricordando tutto per filo e per segno a voce. Il quarto step della Carletto Ancelotti Challenge può essere completato in un range di stagioni che va da un minimo di 3 a un massimo di 6. È chiaro che Ancelotti è stato più di 6 stagioni al Milan, però anche è vero che in alcune di queste stagioni il Milan non si è portato a casa neanche un trofeo, quindi le abbiamo tolte dal computo. Detto questo, bisogna riuscire a vincere in un massimo quindi di 6 stagioni la bellezza di un campionato, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee, due Coppe dei Campioni e un Mondiale per Club, messo però come facoltativo. Questo perché ovviamente il Mondiale per Club da un certo momento in poi su FM cambia ovviamente il format, come del resto cambierà anche nella realtà, e diventerà un format con tante più squadre. Non ci sarà semplicemente una semifinale e una finale, ci saranno tanti gironi con tre squadre per girone, verranno prese in considerazione le ultime squadre che hanno vinto le ultime quattro Coppe dei Campioni e altre varie competizioni, quindi capite bene che il livello di sfida è notevolmente più alto ed è per questo che viene messo come opzionale. Però se lo vincete tanto meglio, vuol dire che avete fatto molto più di quello che vi viene richiesto.
Attenzione però a non sottovalutare l'inizio di questo quarto step, perché ovviamente non potete condurlo con qualsiasi squadra, dovete per forza andare a simulare la stagione fino a novembre e poi prendere una squadra in Serie A che è ancora impegnata nell'Europa League, ma dovete prendere anche quella che è messa peggio in classifica tra tutte quelle che sono ancora impegnate in Europa League. E attenzione, dovete arrivare per forza a fine stagione almeno in quarta posizione, dovete per forza arrivare anche in semifinale di Coppa Italia e di Europa League. La difficoltà però nel raccontare questa challenge sta anche nel fatto che purtroppo non posso mostrarvi a schermo un piccolo pezzettino della carriera, questo perché l'anno scorso a un certo punto decido di formattare il computer ma non metto da parte i save di gioco perché sono convinto che siano salvati in cloud, e invece li vado a perdere, a farne le spese, fateci caso, e anche la carriera di Brian Clough, che è rimasta monca l'anno scorso come carriera su YouTube, ne fa le spese anche in parte l'Ancelotti. Quindi vi vado a narrare brevemente cosa è successo nello step 4. Nello step 4 noi andiamo a prendere la Juventus. Voi direte, ma come la Juventus? Beh, la Juventus l'anno scorso era programmata male, se vi ricordate, quindi non vinceva quasi mai, era una squadra che si riempiva di giocatori vecchi stile Ronaldo, che però non erano forti quando Ronaldo, ma che prendevano un sacco di soldi come stipendio e quindi non riusciva poi ad allestire un team equilibrato, capace di vincere all'estero. Sta di fatto che noi prendiamo la squadra a novembre, la svecchiamo a gennaio e vinciamo persino il campionato, quindi stiamo andando benissimo, però al secondo anno dello step, come vi ricordate, dobbiamo vincere la Champions League. Noi però la Champions League la perdiamo in semifinale, questo perché un francese, nella fattispecie Rabiot, si fa espellere nel primo tempo, quando eravamo in vantaggio per una rete a zero, partita che poi andremo a perdere 2-1. Al ritorno stiamo anche vincendo, poi però a un certo punto purtroppo nei minuti finali il Chelsea la pareggia e ci butterà fuori. Voi direte, ma come? Avevi comunque un bonus? È vero, avevamo il bonus dello step 3 perché avevamo già vinto la Champions League, quindi teoricamente potevo rifare l'anno, però moralmente io quella sfida l'ho persa già in semifinale di Champions a causa di quel giocatore francese. In tutte le mie carriere c'è sempre un giocatore francese che è una spina nel fianco, non so per quale motivo, o giocatori francesi miei che fanno male, o giocatori francesi avversari che fanno le partite della vita, o squadre francesi che mi mettono i bastoni tra le ruote. Sta di fatto che moralmente io quella sfida la perdo e mi sento sconfitto. A marzo del 2020, per la prima volta sul canale Twitch, viene persa quindi una challenge. Viene persa quindi una challenge dopo che nel 2019 non erano mai state perse challenge. Ne avevamo fatte 6-7, ora non ricordo precisamente. Avevamo vinto di tutto. Sir Alex Ferguson, Journeyman, Great Climb. Ne avevamo vinte di tutti i colori. Perdiamo la challenge a marzo. Detto ciò, avevamo comunque l'anno bonus, quindi potevamo comunque proseguire la challenge. Purtroppo però poi accade il fattaccio, io perdo i save di gioco e quindi mi chiedo come faccio a continuare questa challenge visto che non ho un punto di ancoraggio, non ho un vecchio save, devo ripetere tutto da zero. Con la chat decidiamo di tenere per buoni comunque i primi tre step, quindi andiamo a simulare tutte le prime stagioni fino al 2022 come se avessimo fatto realmente quei primi tre step, e poi ci becchiamo la squadra nuova dello step numero 4 che andremo quindi a rifare da zero. E questa volta, come vedete dallo sfondo, noi abbiamo beccato l'Inter, che era una delle squadre messe peggio in campionato ed era comunque ancora in Europa League. Quindi con questa squadra noi proveremo ad arrivare nei primi 4 posti in campionato, in semifinale di Coppa Italia e in semifinale di Europa League. Vediamo cosa accade con l'Inter. Prendo possesso della panchina dell'Inter esattamente il 7 novembre 2022, ancora non ho giocato alcuna partita e mi ritrovo una squadra in quarta posizione a 6 lunghezze dalla capolista. Tutto sommato è anche fattibile recuperare lo svantaggio, anche perché sono state giocate poche partite, questo perché ovviamente questo è l'anno del mondiale, infatti se ci fate caso ci sono un sacco di amichevoli a dicembre. La prima partita ufficiale che potremo andare a giocare come allenatori dell'Inter sarà il 31-12 contro la Sampdoria. Come potete però notare, l'Inter ha fatto benissimo in Europa League, questo anche perché avevano affrontato un girone veramente semplice contro Copenaghen, Famalicao e Sheriff. Vediamo però quali erano i giocatori che aveva a disposizione l'Inter. Appena arrivo dovremo fare chiaramente un po' di mercato, perché sì, qualcuno è rimasto, bella coppia, bastoni screener lì dietro, anche grande acquisto Tsimikas come terzino sinistro, ma a destra ovviamente manca un uomo di qualità. A centrocampo tutto sommato siamo messi bene, sulla tre quarti anche bene perché l'Inter ha fatto un bel colpo con questo giovane Giovanni Reina, però lì davanti diciamo c'erano sicuramente attaccanti più forti, ci ritroviamo con Drussi, quindi qualcosa andrà comprata sia in attacco sia magari sulla tre quarti per dare un po' di respiro a questi due, sia come esterno completo di destra. Questa è la squadra iniziale, vediamo quindi il mercato che riusciremo a fare e quale sarà appunto l'esito di questa prima stagione all'Inter.
vinciamo il campionato con ben 91 punti in classifica, 10 punti in più rispetto al Milan. Abbiamo fatto il tripletino, abbiamo vinto campionato, Coppa Nazionale e Europa League. Vediamo con che team. E come potete notare ci sono alcuni volti nuovi. Abbiamo comprato Calabria, vi avevo detto che mancava un terzino destro. Milinkovic-Savic non è un giocatore che ha giocato con noi nella stagione 22-23 che si è appena conclusa, perché ha giocato nella Lazio e è già stato fatto un acquisto in previsione della stagione 23-24 che è ancora chiaramente alle porte. Però abbiamo comprato anche Pedri, che ha fatto coppia con Reina e ha giocato la stagione 22-23 quindi con noi. E poi trovate chiaramente Esposito solo in panchina, perché Esposito è stato ricomprato, l'Inter l'aveva venduto al Dortmund e quindi io l'ho ricomprato per riportarlo un'altra volta a casetta. Siamo al 1° giugno 2024, si è conclusa la seconda stagione come allenatori dell'Inter. Vi ricordo che ci era richiesto di vincere per forza la Champions League e la Coppa Italiana. Noi però iniziamo subito male, perché perdiamo la Supercoppa Europea, un trofeo non richiesto per carità, ma che poteva già essere messo almeno in bacheca. Dopodiché iniziano una serie di vittorie incredibili sia in campionato sia in Champions League, dove avevamo nel girone Manchester United, Club Brugge e AZ. Girone sicuramente fattibile, però andiamo veramente a fare una serie di vittorie che non ammette fine per tanti mesi. Guardate come questo pareggio in realtà è inamichevole, quindi ci sono solamente risultati verdi che poi si bloccheranno però a marzo, dove andremo a perdere contro Juventus in Serie A. Nel frattempo abbiamo anche superato la Juventus in Supercoppa Italiana, quindi abbiamo portato a casa anche quest'altro trofeo che non era richiesto, almeno non in questa specifica annata. Dopodiché andiamo anche a superare il Milan in semifinale di Coppa Italia, quindi siamo arrivati un'altra volta in finale di Coppa Italia, dobbiamo però per forza vincerla, vi ricordo, e siamo anche impegnati però in Champions contro il Dortmund. All'andata 4-0, al ritorno 1-1, a posto. Dopodiché dobbiamo andare a superare anche il Benfica per quanto riguarda la Champions League, e la superiamo agilmente, 3-0 l'andata, 4-0 il ritorno, sempre clean sheet. Poi però purtroppo le cose si complicano, perché purtroppo becchiamo il Paris Saint-Germain. Poteva essere veramente traumatica come sfida, eppure vinciamo 1-0 l'andata, 3-0 il ritorno. Questa era la vera finale di Champions League, perché dopo chi andiamo a prenderci? Beh, innanzitutto ci sta prima la finale di Coppa Italia e battiamo la Lazio, quindi siamo saldi almeno per quanto riguarda la competizione nazionale. Poi però in finale di Champions League becchiamo anche l'Ajax 5-0, che non ammette repliche. La Champions la portiamo a casa easy. Vinciamo anche la Serie A con 104 punti, superando il record della Juventus di Antonio Conte, e non facciamo quindi il treble ma il poker, perché abbiamo portato a casa la Serie A, la Coppa Italia, la Champions League e la Supercoppa Italiana. Il modulo che utilizziamo è il 4-4-2 di Ferguson. Ovviamente non potevo rischiare con l'albero di Natale, che comunque mi aveva dato un po' di problemi nell'anno precedente, quindi decido di andare sul sicuro, quello che sarà appunto il modulo più utilizzato nelle challenge del 2020. Sta di fatto che trovate un sacco di nomi nuovi. C'è Parrot che farà coppia con Esposito, una coppia di giocatori giovani veramente incredibile. Dopodiché Reina e Pedri vengono adattati come laterali di centrocampo. È chiaro che non aiutano tantissimo in fase difensiva, ma quando partono, insomma, ma possono creare dei problemi all'avversario. In difesa c'è anche l'innesto di Theo Hernandez, in porta arriva Onana. Siamo a 14 agosto 2025, è la stagione numero 3 che si è conclusa con noi allenatori dell'Inter, una stagione che si è aperta nel migliore dei modi con la vittoria in Supercoppa Europea contro il Lione. Vi ricordo che adesso ci rimane ancora da vincere un'altra Supercoppa Europea, un'altra Champions League ed opzionalmente anche il Mondiale per club. La stagione prosegue in maniera clamorosa, ci sono risultati assurdi come questo 6-0 alla Lazio, 7-0 al Lokomotiv Mosca, ci sta anche un 7-1 al Porto. È una stagione che sembra veramente una di quelle stagioni in cui non ti devi mai fermare e non devi mai salvare e uscire dal gioco, perché va tutto troppo bene. Guardate che risultati incredibili, vinciamo anche la Supercoppa contro la Lazio per 4-0, non hanno capito praticamente nulla. Poi andiamo anche a superare la Viola con un totale di 10-1 in Coppa Nazionale, quindi finiamo per il terzo anno di fila in finale di Coppa Italia. Poi però tutto si ferma per quanto riguarda le vittorie consecutive a febbraio, sempre contro la Juventus, come fu l'anno prima contro la Juventus, sempre in campionato. Ci sta un 9-0, e sottolineo un 9-0 all'Atalanta. Proseguiamo chiaramente anche nelle altre competizioni. Agli ottavi ci becchiamo l'Atletico di Madrid, superiamo gli spagnoli sia all'andata che al ritorno, poi becchiamo i tedeschi del Dortmund e li superiamo ai quarti di Champions sia all'andata che al ritorno. Vinciamo ai tempi supplementari anche la Coppa Italia, non era assolutamente previsto, ma le vittorie fanno sempre
chiaramente comodo. Vinciamo in semifinale contro il Valencia 6-0 all'andata, 2-0 al ritorno, e poi ci sta la finale di Champions League, vinta 5-1 contro il Lipsia. Nel frattempo un altro 9-0, stavolta a farne le spese e il Benevento. Ovviamente però abbiamo vinto quasi tutto, ci manca ancora la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club. Il Mondiale per Club però partirà adesso, Mondiale per Club che inizia con un girone veramente semplice contro il Gremio e il Chivas, superiamo sempre con clean sheet, poi ci becchiamo il Real Madrid ai quarti di finale e vinciamo con una misera rete. Questo però ci permette di arrivare poi alla semifinale, che andiamo a battere l'Arsenal 3-0 secco. Poi becchiamo in finale il Barcellona, ai tempi supplementari soltanto riusciamo a superare il Blaugrana. Il Mondiale per Club è in saccoccia, ci rimaneva semplicemente la Supercoppa Europea, che tanto per terminare diciamo la poesia, andiamo a vincere contro il Milan. Siamo ufficialmente vincitori dello step numero 4 dell'Ancelotti Challenge, quindi possiamo trasferirci in Inghilterra per lo step numero 5. Prima però di vedere lo step inglese, guardiamo anche la classifica, con l'Inter che si ferma questa volta a 102 punti, con 138 gol fatti e soli 22 subiti. Adesso vediamo anche la tattica, così vedete con che giocatori abbiamo vinto tutto in questa stagione, e poi effettivamente passiamo allo step inglese. Anche in questa terza stagione con l'Inter utilizziamo il Ferguson, ma si tratta di una versione un po' diversa, è la 2.0, mentre in precedenza avevo fatto vedere la 1.7. Infatti ancora oggi, se provate a scaricare il Ferguson dal mio canale YouTube, ci sono ancora due versioni che si possono appunto scaricare dal link in descrizione al video. In attacco la vera novità è Haaland, che ci farà fare veramente quel salto di qualità che poi ci porta a vincere quelle partite anche con 7, 8, 9 reti di vantaggio. Andiamo a vedere lo step successivo in Inghilterra. Nel 28 di agosto 2025 lasciamo quindi l'Inter e diventiamo allenatori dell'Leicester. Ora, perché vi sto facendo vedere però la stagione 24-25 in questa schermata e non la 25-26, che è quella che realmente ho giocato con il Leicester? Beh, perché in realtà vi devo far capire perché arrivo a scegliere il Leicester. Ora, dopo la stagione 24-25 disputata con l'Inter, io avrei dovuto vedere la classifica della Premier League e prendere la terza classificata, perché è quella la squadra che va a prendere Ancelotti quando si trasferisce in Inghilterra. Va al Chelsea, che è arrivato appunto terzo nella stagione precedente, e lì va a vincere la Community Shield, l'FA Cup e la Premier League. Quindi io nel primo anno dovrei vincere questi tre trofei. Ora, il problema qual è? Che io mi dico, ma il Manchester United è troppo forte, rischio di fare un'altra super stagione come l'ho fatta con l'Inter. Che sfizio ci sta? Allora mi sono detto, complichiamoci la vita. Non l'avessi mai fatto, perché ovviamente mi vado a prendere una squadra come Leicester, che non è assolutamente alla pari di una squadra come City, Chelsea, United e Liverpool. Quindi mi complico tantissimo questo primo anno, dove dovevo comunque vincere competizioni importanti. Detto ciò, andiamo a vedere cosa accade quindi nella stagione 25-26 con il Leicester. Ora, Carlo Ancelotti in real life ha due vantaggi rispetto al sottoscritto. Il primo è che può già giocarsi la Community Shield alla sua prima partita ufficiale. Questo perché ovviamente lui arriva al Chelsea, che già all'inizio della stagione ha la possibilità di sfidare la squadra che aveva vinto il campionato in precedenza. Quindi io al massimo dovrò vincere la Community Shield a fine anno. Secondo problema, io arrivo in questa squadra il 28 di agosto. Perché? Perché ovviamente ero impegnato in precedenza con i mondiali per club con l'Inter e poi anche con la Supercoppa Europea. Inoltre, quando tu ti dimetti da una squadra e vai a fare il colloquio con un'altra, non è che ti prende subito, devono passare alcune settimane. Questo porta chiaramente ad arrivare su questa panchina quando mancano ormai poche giornate per fare calcio mercato, quindi non posso neanche andare a modificare la squadra diciamo a mio piacimento, ma soprattutto arrivo con un team che ha già perso un po' di punti, ha pareggiato la prima col Southampton, ha perso col Bournemouth, perlomeno aveva pareggiato col City, quindi ha fatto semplicemente 2 punti su 9 potenziali punti a propria disposizione. Quindi non sapremo mai cosa avrei combinato io, ovviamente, però diciamo che l'inizio non è sicuramente dei migliori. La mia prima partita ufficiale quindi è contro il Crystal Palace e vinco 2-0. Dopodiché perdo col Burnley 5-1, e questo è un risultato veramente clamoroso, magari per tanti, per me no, perché purtroppo non so quanti di voi mi hanno seguito l'anno scorso nelle carriere online su quella piattaforma viola, ma io ogni volta che beccavo il Burnley perdevo, era fisso. Se questa squadra avesse giocato contro di me 38 partite di campionato avrebbe vinto lo scudetto a punteggio pieno.
non dovevamo e non potevamo assolutamente farci abbattere però da questo inizio di stagione sconcertante. Avevamo un'Europa League che non era sicuramente richiesta come competizione, ma poteva sicuramente darci non solo qualche soldino in più da spendere magari per il mercato invernale, ma soprattutto ci poteva dare qualche energia psicologica in più. Riusciamo a passare il girone ma solo come secondi, pur arrivando a punteggio pari di quello del Marsiglia. Nel frattempo è iniziata anche la Carabao Cup, primo turno veramente allucinante contro il Manchester City, e non utilizzavano riserve e perdono 4-0. Questa è una vittoria che sicuramente può dar morale, soprattutto se la andiamo anche ad aggiungere a quel 4-0 rifilato persino a Liverpool. Poi vinciamo persino contro il Burnley, e in 2 anni di live non mi era mai successo una cosa del genere. Dovevo pensare che qualcosa stava per accadere di brutto, ma andiamo con ordine. Quello che accade è che ovviamente ogni tanto perdiamo perché ovviamente non siamo una squadra forte, quindi ci sta questa sconfitta incredibile fuori casa in Premier contro lo United, ma riusciamo anche a toglierci qualche soddisfazione. 5-1 a Norwich, 7-0 al West Bromwich, 6-0 all'Arsenal in Premier. Arsenal che poi buttiamo fuori persino dalla Carabao Cup, dai quarti della Coppa. Proseguiamo e facciamo un 8-2 al Birmingham. Siamo praticamente con un piede nella finale di questa Carabao Cup, che però non ci serve perché non era quella la competizione nazionale da vincere. Nel frattempo ci sta anche la FA Cup, prima buttiamo fuori il Salford, poi il Millwall. Per ora sono squadre obiettivamente molto scarse rispetto ovviamente a noi. Per quanto riguarda però il proseguo, ci sta anche l'ottavo di Europa League. E qua purtroppo ci becchiamo il Paris Saint-Germain. In questa prima fase ad eliminazione diretta siamo stati sfortunati fuori casa. Abbiamo ancora il ritorno, purtroppo però non ci saranno miracoli. Anche al ritorno andremo male, solo 2-2. Per una rete non riusciamo ad arrivare ai tempi supplementari, ma probabilmente abbiamo perso lo stesso perché erano molto più forti di noi. Dopodiché accade persino il miracolo. Vinciamo la Carabao Cup ed eravamo anche stati in inferiorità numerica per l'espulsione del signor Gallagher. Dobbiamo però ancora vincere quello che ci serve per riuscire a salvare questo step. Ci manca ancora la Premier e ci manca ancora l'FA Cup. Quello che però accade, nonostante una serie di vittorie e qualche pareggio, è perdere la FA Cup ai quarti di finale. Challenge persa. Non ci sono bonus che tengano. Abbiamo perso la prima challenge su Football Manager. Dopo non averla persa mai su Football Manager 2019, l'abbiamo persa sul 20 e l'abbiamo persa contro il Newcastle. Ci rimango veramente male, tutto avrei pensato tranne che perdere una challenge per colpa del Newcastle, che sicuramente, per quanto sia una squadra decente, non è sicuramente più forte del Leicester. Perdiamo anche rigore, quindi siamo anche stati sfortunati, per carità, ma la sfortuna va messa da parte in questi casi. Il punto è che abbiamo perso la prima challenge, non ne abbiamo mai persa una sul 19, la perdiamo sul 20 contro il Newcastle, ma soprattutto la perdo perché sbaglio anche nella scelta del team. Dovevo seguire semplicemente i passi della challenge, perché questa era già di per sé una challenge molto tosta, dove bisognava vincere non solo determinati trofei, ma anche arrivare ad ottenere dei punteggi di minimo in questi vari trofei. E purtroppo invece sono stato un fessacchiotto e... ma perché mi era andata bene in passato con altre challenge. Ovviamente questo errore non lo rifarò più quando rifarò l'Ancelotti, perché sicuramente rifarò l'Ancelotti. Non so se riusciremo a farla quest'anno nel 2021, perché ormai mancano comunque pochi mesi, forse è troppo tardi, però sicuramente o sul 21 o sul 22 questa sfida la rifarò, e stavolta non commetterò l'errore di prendere forzatamente un club più semplice. Però ci tenevo a far vedere questo video, vi volevo anche far vedere che in realtà non si vincono sempre le challenge. La normalità è perdere, certo noi abbiamo uno score molto positivo, ma ovviamente perdo anche io, non sono assolutamente invincibile, e questo messaggio deve arrivare perché, ripeto, la bellezza di una challenge è che è difficile e che ti porta a perderla. Io, per come sono fatto, se perdo una challenge in un dato, diciamo, FM, non la rigioco in quello stesso FM, perché me la prendo come sconfitta, mi sembra anche giusto, perché solamente se apprezzi anche le sconfitte poi riesci ad apprezzare bene anche le vittorie. Quindi mi ero detto che l'avrei poi rifatta su FM21, ancora non l'ho fatta, spero di avere il tempo di farla. Se non ci riuscirò sul 21, la inizieremo magari sul 22, ma questa è una challenge che sicuramente andremo a rifare.
In questa carriera utilizziamo diversi moduli per adattarci anche all'avversario, questo perché ovviamente partivamo un po' in difficoltà, quindi cercavamo di studiarlo. Soprattutto utilizzavamo questa difesa 3, poi ci stava anche il Ferguson classico 1.7, poi utilizzavamo anche questo 4-2-4. Qui ci sono un sacco di nomi di fantasia, perché ovviamente siamo nel 2026, ci sono chiaramente i new gen. Questo 5-1 per esempio è stato un soprannome che la chat ha dato dopo che avevo perso malamente Cole Beasley. Poi ci sta Joao Felix, che non è Joao Felix, ovviamente è un new gen. E poi ci sono ovviamente altri giocatori che si conoscono benissimo perché sono giocatori reali. Il video sulla disfatta dell'Ancelotti termina qui, perdiamo una challenge pur vincendo molto di più di quello che ha vinto il diretto interessato Philly, però ci sta, era una challenge nata per essere persa in sostanza, vi ricorderete l'introduzione del video numero 1, è una challenge veramente folle, vi invito a provarla perché sicuramente se ritenete che il gioco sia troppo semplice, questa è la sfida per mettervi un'altra volta con i piedi per terra, almeno è stato questo per me, sicuramente dall'altra parte ci sarà qualcuno più bravo di me che riuscirà a vincerla, per carità. Detto questo non mi resta altro da fare che salutarvi, ci vediamo ad un prossimo video su FM oppure in live su quella piattaforma viola dove vi aspetto da lunedì al venerdì dalle 20, sabato e domenica dalle 17. Buon salvone!